Buonasera, allora buonasera a tutti, siamo con un altro appuntamento con il dialogo in diretta. Questa sera faccio anche le veci del direttore, che normalmente presenta qualche articolo. Questa sera invece entriamo subito a gamba tesa con il tema. Come sapete, il dialogo di Monza nasce con la volontà di cogliere della realtà, o almeno del racconto della realtà, gli aspetti positivi, la parte migliore della realtà. Quindi era già un po' di tempo che avevamo questa idea di raccontare la storia, la vicenda di qualcuno che per analogia ha deciso di fare un lavoro affine al nostro, molto più sbilanciato sul teatro e soprattutto sulla clownerie. È un vecchio amico, posso dire vecchio. Vecchio per età, vecchio per conoscenza, non per età, più che altro. E quindi io vi presenterei subito Gianluca Previato, al quale farò una serie di domande, ci racconterà molto bene da dove arriva e forse chissà anche dove vuole andare. Ecco, voi Gianluca Previato, se si collega con noi. Eccolo Gianluca. Ciao Gianluca, Enzo, ciao a buonasera. tutti. Buonasera, subito con la maschera doverosa di scena. Ciao Gianluca, ciao Ho appena Gianluca. smesso di lavorare, allora ho ancora addosso gli arnesi di lavoro. Allora, io devo essere, dico due parole, una parola e mezza per presentarti, Gianluca. Innanzitutto non è una battuta, noi ci conosciamo veramente dai mitici anni Ottanta. E già pensavo quanto è curiosa la vita. Perché quando ci siamo incontrati, senza entrare nei dettagli, ero io in una posizione di vantaggio. Chi l'avrebbe mai detto che 35 anni dopo ti avrei intervistato pendendo dalle tue labbra? Ok, quindi allora Gianluca, noi ci siamo incontrati, lo si può dire, in un istituto minorile. Lui era molto giovane, ma lo ero anch'io all'epoca, ok, in cui io facevo l'obiettore di coscienza e lui all'epoca era un adolescente. E partirei da lì, Gianluca, nel senso che vorrei impostare questa chiacchierata fra di noi con gli incontri della tua vita. Cioè, c'è una frase bella che non è mia che dice che la vita è l'arte dell'incontro. La prima domanda che ti faccio è: il primo incontro, qual è stato? Immagino quello di Alese, e poi via via quali sono stati, se ti vengono in mente anche così un po' rando, gli incontri direi fondamentali della tua vita. Allora, per quanto riguarda la mia professione, cioè fare il clown, il primo incontro è stato ad Arese con Bano Ferrari, un clown professionista che ha dedicato la sua vita a trasmettere quest'arte ai ragazzi in difficoltà ad Arese e grazie a lui ho scoperto la gioia di indossare il naso rosso che mi ha dato la possibilità di fare tanti incontri e di poi fare delle scelte anche di vita. Poi il secondo incontro importante è stato con Don Vittorio Chiari, che era all'epoca il direttore di Arese, che anche lui è uomo di teatro, oltre che uomo di chiesa, è amante della figura del clown e mi ha aiutato sia a formarmi a livello educativo e anche a livello poi professionale. E poi Massimo Giugioli, che è attualmente responsabile dei Barabbas Clown, di cui un gruppo di cui faccio parte, e poi tanti altri artisti che ho incontrato nella mia storia. Che sono Carlo Rossi, Piero Leonardon, ho avuto la possibilità di incontrare Ferruccio Kainero, con cui stiamo collaborando anche attualmente, che è un clown svizzero, ho avuto la fortuna di incontrare Dario Fo, partecipare Però. dei suoi corsi, Patch Adams, l'originale, il Sì. medico, e tanti altri che. Immagino che
No, beh, già hai detto dei nomi, adesso io riassumo brevemente per chi non conosce la storia. I Barabbas Clan, tu ti sei aggregato alla storia dei Barabbas Clan che ha compiuto, mi dicevi prima, 40 anni da qualche anno, forse un paio Sì, d'anni, insomma, ecco. un paio d'anni. Ed era nato tutto nel centro salesiano di Arese da Bano Ferrari, che era giovanissimo ed è stato un po' la colonna portante, poi insomma, anima della Filarmonica Clan, insomma, c'era tutta una tradizione. Però ti provoco un attimo, questo non spiega il tuo interesse, mi spiego meglio. Io l'ho vissuta questa cosa e i ragazzi che approcciavano alla clowneria, al teatro in quegli anni erano quasi tutti. Quand'è che hai scoperto, cioè cos'è che ha fatto scattare quella cosa che hai capito che lì c'era la tua storia, sarebbe stata la tua storia? Se c'è Allora, stato un momento oppure se è stato un crescendo, per carità. diciamo che inizialmente io mi sono avvicinato alla figura del clown così per gioco, perché appunto era un'attività che c'era all'interno del Centro Salesiano di Arese. E ho avuto la possibilità dei primi anni di fare una grande esperienza nel gruppo dei Barabbas Clown e girare l'Italia e l'Europa facendo spettacoli con una finalità particolare, cioè quella di raccogliere dei soldi da dare alle persone in difficoltà, in modo particolare per i campesinos in Perù e in un secondo tempo per i ragazzi, i bambini del Ruanda. E dopo... Siete anche stati in Ruanda, io Sì, ricordo. siamo stati in Ruanda proprio appena finito il genocidio. Abbiamo incontrato questo salesiano che si chiama Padre Hermann Schulz, che ci ha invitato in Ruanda per vedere in che condizioni era il villaggio che accoglieva i giovani. E siamo stati lì per più di un mese, dove poi abbiamo preso la decisione di aiutarlo direttamente con i nostri spettacoli, con il nostro aiuto, diciamo. Senti, quindi mi stai implicitamente dicendo, a me questa è una cosa che affascina tantissimo della poetica del clown, che è un linguaggio internazionale. Cioè voi avete portato, immagino, la clowneria e le gag che fate in Brianza, a Milano, a Sondrio o a Roma, l'avete portata nei villaggi del Ruanda. E funziona? Ha funzionato? Allora, in Ruanda è stata un'esperienza molto particolare, perché non avevano mai visto un clown, cioè non sapevano neanche cosa fosse un clown, e hanno direttamente associato la nostra figura un po' come è stata anche la nascita un po' di quello che era la figura del clown, cioè lo stupido del villaggio. Perciò rivedevano in questi movimenti goffi, in questi versi che facevamo, in queste cose strane, appunto questo personaggio. Perciò all'inizio erano un po' tutti spaventati, no? Perché non capivano bene il trucco, perché eravamo vestiti così, però dopo si sono sciolti e è stata proprio una conquista. Tant'è che nel tempo siamo riusciti anche a formare un piccolo gruppo di clown ruandesi che ha fatto anche una tournée in Ruanda. Veramente bellissimo, questo Sì. bellissimo. Questo mi fa pensare veramente al linguaggio universale, sicuramente del teatro, ma quello della poetica del clown e della clownerie, insomma, questo è un'altra cosa l'hai accennata, ma volevo chiedertela, vista anche un po' la natura del nostro giornale. Mi sembra di capire che la passione è sempre stata divisa in due, quella del teatro e dell'espressione corporea, ma anche quella della solidarietà. Cioè, è sempre stato coniugato l'impegno professionale o comunque anche passionale del teatro con la solidarietà. Mi viene da dire anche questo. È successo perché è successo, perché sei stato legato all'esperienza di Arese, di Massimo Giugioli, della Villetta, eccetera. Oppure secondo te non riusciresti a farlo in nessun altro modo? Cioè, ti sembra una cosa veramente così legata alla tua esperienza? Beh, io ho
la storia. Penso che sia legata così tanto alla mia esperienza, anche perché ho fatto una scelta quando ho avuto la possibilità di fare il clown di professione. Farlo sempre in situazioni particolari, e cercando di non vedere questo come una professione che mi dava la possibilità di diventare ricco e famoso, anche perché non lo è, però Non che ancora, non non ancora, ancora, c'è tempo, non ma ancora. non era, diciamo, nei progetti. Nei progetti. Ma quello che invece negli anni ho capito è che era importante portare un sorriso nei posti dove difficilmente si pensava di portare questa figura del clown, il naso rosso, il sorriso. E infatti la prima esperienza che ho fatto professionale è stata quella di fare il clown da corsia negli ospedali. Attraverso una fondazione ho avuto la possibilità per 8 anni di fare questa bellissima esperienza, andare nelle corsie di pediatria a fare gli spettacoli, incontrare i bambini ammalati e portare loro un sorriso e un momento di svago all'interno della loro degenza ospedaliera. Certo. Sì, anche perché mi sento, questo mi sento dirlo io, dimmi se dico una stupidaggine, non credo. Cioè, la vicenda tua è legata ai Barabbaslan, sono stati un po' anche gli antesignani di questa cosa. Voglio dire, negli anni Ottanta non era così facile trovare una compagnia di teatro formata da ragazzi giovani che avesse come riferimento la clownerie. Poi dopo forse l'avvento anche del film, insomma l'avvento mediatico di Patch Adams, questo è diventato addirittura, cioè anche molto più istituzionale, riconosciuto, apprezzato, ma voi siete stati veramente gli antesignani di questa storia. E sì, e poi anche una cosa importante è che tutti i componenti di Barabbas Clown venivano da situazioni di disagio. Perciò avere la possibilità attraverso la figura del clown di tirare fuori il buono e il bello che si aveva dentro ha dato la possibilità a tanti ragazzi che hanno fatto i clown, i Barabbas Clown, ma chi per un anno, chi per due, chi per più anni, di veramente essere valorizzati, perché a quei tempi, tu lo sai benissimo, i ragazzi di Arese venivano additati perché considerati ai margini della società, perché arrivavano tutti da esperienze molto particolari, chi di strada, chi con problematiche familiari, eccetera. E quello che mi ha aiutato tanto è stato appunto incontrare questo mondo che mi ha dato modo di poter rielaborare anche quello che avevo vissuto e trovare anche de delle, delle certezze nel dire io posso fare qualcosa per gli altri, no? Posso ridare agli altri quello che è stato dato a me e questo ho cercato di farlo io negli anni facendo il clown. Questo mi ha portato poi a fare delle scelte, come dicevo, sia professionale, in ospedale, poi nei campi profughi, perché quando ho conosciuto Patch Adams mi ha invitato a fare degli interventi nei campi profughi in Macedonia durante la guerra dei Balcani e sono stato con lui 1 mese in missione. E poi siamo andati sempre insieme a Patch Adams in Russia per un altro mese per fare i clown negli orfanotrofi, negli ospedali, per strada anche, in tutte le situazioni di disagio per portare appunto questa filosofia del naso rosso e del sorriso. Ah, insomma, adesso io ti conosco veramente da sempre, ma stai raccontando di una vita a parte interessantissima. Russia, Ruanda, Patch Adams, campi profughi, cioè, mi sembra una vita intensa. L'esperienza del teatro della Clownerie ti ha arricchito tantissimo e penso che questo sia una cosa che vada raccontata.
Adesso faccio un piccolo spot, me lo concedi? Cioè, Prego. lo spot è che per chi non ti conosce sembri quasi serio. Allora, io Ah. riconosco che Gianluca è una persona seria, poi dovreste vederlo su un palco ovviamente, perché la poesia del clown è quella di riuscire a tenere incollato, del teatro in genere, ma di questo tipo di teatro, di tenere incollato adulti e bambini giocando con una valigia, con un cappello, con un ombrello. Io credo che questo sia veramente straordinario anche come messaggio, soprattutto in un momento storico, e alludo anche proprio all'aspetto del teatro e dello spettacolo. In un momento in cui sembra che per far spettacolo occorra solo tecnologia, grandi strumenti, enormi palchi, scene, l'idea che qualcuno riesca ancora a intrattenere con pochissimi attrezzi e solo con la mimica e con la capacità appunto tutta comunicativa e di strappare un sorriso, di strappare un pensiero, beh, io credo che sia una delle cose più veramente incredibili, che non allargo il discorso, ma che persino l'arte, quella considerata nobile, ha copiato o comunque è andata in parallelo, perché tutta l'esperienza dell'arte povera nata negli anni 60 e 70 in Italia, alla fine parte da lì, ma allargheremmo troppo il discorso. Quindi, l'ultima domanda che ti faccio, sembra triste, ma in realtà è un grande, come dire, una grande spinta. È un periodaccio questo per voi che vivete di questa cosa qua. Perché tu fai ovviamente spettacolo e tu fai anche, insegni anche l'arte del clown nelle scuole, eccetera. Dimmi qualcosa di positivo, lanciaci un progetto positivo perché si possa ritornare tu a lavorare e noi a godere di questa cosa. Guarda, quest'anno, come ti dicevo, è stato un anno molto difficile per tutti e chiaramente per il nostro lavoro ancora di più, anche perché non potevamo fare i corsi online come hanno potuto fare altri che seguono altre arti, perché la clowneria è proprio l'incontro delle persone. C'è bisogno di condividere insieme dei momenti, delle sensazioni, del contatto, dei silenzi, cioè è molto importante il contatto fisico, anche perché nei corsi noi insegniamo a sapersi toccare, a sapersi abbracciare, a saper accogliere l'altro, no? Per quello che è e sapersi donare per quello che siamo, tirando via tutte le maschere che la società ci impone. Impone. Poi adesso ce ne hanno messa una in più di maschera che ci proteggeva dal virus, ma chiaramente era un impedimento. E l'aspetto positivo che mi viene da dire è questo, che e noi abbiamo ripreso a fare il primo spettacolo sabato scorso e chiaramente il pubblico aveva la mascherina. E all'inizio, i primi 5 minuti di spettacolo, tra di noi con gli occhi ci guardavamo come dire, ma si sono dimenticati anche di divertirsi perché non c'era una reazione, perché tutti sorridevano sotto la mascherina e noi non vedevamo la reazione. Finché abbiamo cominciato a avere un contatto più diretto con gli occhi delle persone e poi le risate sono cominciate a diventare anche risate grasse, perciò sentivamo ridere. Allora abbiamo detto, ah, allora funziona ancora. Funziona ancora. Funziona ancora, perché il dubbio c'era, perché sai, dopo tanto tempo. E vedere questi bambini che alla fine dello spettacolo si avvicinavano e alcuni di piccolini dicevano, ma siete veri? Questo, Siete veri, siete veri? siete veri, Siete bellissimo. veri? Allora, questa cosa qua ci ha dato una forza incredibile, perché infatti avevamo un doppio spettacolo per una questione di capienza e per rispettare le normative. Abbiamo fatto il primo spettacolo, nel secondo spettacolo chiaramente eravamo più preparati. Però veramente queste sensazioni che questi bambini ci hanno trasmesso durante lo spettacolo ci hanno dato la forza di dire no, le persone hanno bisogno più di prima di incontrarsi, di
di condividere delle esperienze insieme, di sorridere, di divertirsi e di affrontare il futuro veramente con positività. Perciò noi che siamo, diciamo, in prima linea nel portare un sorriso è un messaggio di speranza e di positività, dobbiamo chiaramente caricarci molto di queste cose per portare avanti quello che era stato interrotto. E una cosa che vorrei dire, noi abbiamo pensato anche a uno spettacolo che seguisse tutte le norme anti-Covid, ma soprattutto che rielaborasse un po' quello che è stato questo momento. L'abbiamo fatto sempre in chiave comica clownesca e lo spettacolo si chiama Piramo e Tisbe, dove nella storia di Piramo e Tisbe c'è proprio un muro che divide questi due personaggi. E loro non si possono vedere, non si possono sentire, però anche se c'è questo muro, Piramo e Tisbe riescono a trovare un punto di contatto che li porterà ad innamorarsi, no? E siccome questa storia è nel libro di Ovidio, nelle Metamorfosi, no? Che si chiama Metamorfosi. Noi siamo partiti da questa storia per dire questa cosa che è successa, cosa ci deve insegnare? Ci deve insegnare che bisogna saper trasformare le situazioni, avere una metamorfosi per poter continuare a fare le cose che facevamo prima ancora meglio, anche se abbiamo avuto questo periodo che ci ha impedito di vederci, di toccarci. E adesso siamo in giro con questo spettacolo. Senti, mi hai dato un assist di chiusura fantastico, cioè questa cosa della metamorfosi, di trasformare un momento come questo, riuscire a trovare l'energia e la forza per... Io lo lascerei come una chiusura. Facciamo una cosa allora. Allora, simbolicamente, prima di salutarti, ripeto lo spot Gianluca a Bravo, la storia col dialogo di Monza io credo che non finirà qui, troveremo altre occasioni per fare qualcosa e soprattutto per vederti in scena, in qualche modo è una promessa. E a questo punto mi unisco a te e io toglierei la maschera e infilerei l'altra maschera, che è decisamente un'altra storia, augurandoci che questo possa essere il futuro e anche che possa andare avanti. Davvero, Gianluca, ti ringrazio della chiacchierata. Io colgo l'occasione per salutare tutti gli amici del Dialogo di Monza. Mi cade il naso, non sono abituato, vedi che tu sei più professionale. Ok, però uno ce l'ho sempre, eh? In tasca ce n'è sempre uno, ne tengo uno sempre in giro. E salutiamo ancora Gianluca, grazie della chiacchierata e ci rivedremo al più presto ancora con Dialogo di Monza in diretta. Ciao di nuovo. Grazie, grazie a te. Sono contento di averti contagiato col mio naso. Sempre, da sempre Gianluca, sappi. Un saluto a tutte, vi aspetto Alla prima ai nostri spettacoli. Vi faremo sapere dove siamo assolutamente. e se volete organizzare voi uno spettacolo, basta andare su Troveremo il modo. barabbas.it e E se... invitateci, verremo volentieri. Va bene. Ciao di nuovo a Ciao a tutti. tutti, un abbraccio, ciao.